in collaborazione con Francesco. Ma a quest'ora dove sei stato? Indovina. Dovunque c'è un Conad, c'è gente così, attenta alla qualità che parla attraverso tutti i colori e i profumi della freschezza. Perché in Conad, sulla qualità, nessuno chiude mai un occhio. Assaggia questa. Conad. Persone oltre le cose. Uno Communications è un operatore telefonico nazionale ormai da 15 anni sul mercato. È un operatore 100% italiano, anzi, direi di più, 100% liguri. Uno Communications è orgogliosa di aver portato in questi anni internet a banda larga anche nell'entroterra ligure, grazie ad una infrastruttura creata anche grazie a un investimento regionale che oggi può contare su oltre 300 siti che coprono i territori di oltre 150 comuni liguri. Questa infrastruttura permette a tutte le aziende, ma anche ai privati, di usufruire di servizi internet ad alta velocità per poter promuovere le proprie aziende e per poterne usufruire tutti i giorni comodamente da casa, per lo studio, per la televisione, per gli acquisti, per quello che si vuole. Tecnogas, il clima ideale sempre. Tecnogas è centro assistenza e consulenza tecnica autorizzato Vaillant, Baxi Ocean, Robur. La qualità della Tecnogas è garantita dalla professionalità e dall'aggiornamento tecnico costante dei suoi tecnici. Tecnogas è a Diano Castello, Sanremo, Alassio e Pietra Ligure. Chiama la sede più vicina a te. Le nostre assistenti sapranno consigliarti nel migliore dei modi. Tecnogas, il clima ideale sempre. Fidarsi è bene, ma Tecnogas è meglio. Puntando sempre alle nuove tecnologie, Grafiche Amadeo, centro stampa offset, realizza siti internet e affianca il cliente nella gestione e ottimizzazione delle pubblicità su Facebook e Google in Italia e all'estero. Crea o ottimizza il tuo sito con centro stampa web Grafiche Amadeo. La forza del vento, l'energia del latte, il sapore del mare, la fragranza del grana padano. Alberti, con te sempre. Alberti, la vittoria del benessere. Buon pomeriggio, benvenuti a Imperia Porto Maurizio, la 18ª edizione del Vele d'Epoca, appuntamento importante che diventa grande, per così dire, raggiunge la sua maggiore età e all'interno del quale si inserisce un altro appuntamento tra i tanti assolutamente fondamentale per lo sport e che siamo a celebrare insieme nel corso di questo assolato, splendido pomeriggio imperiese. Saluto tutti voi che vi trovate in questo momento qui di fronte al palco di Calatanselmi, saluto anche chi ci sta seguendo in diretta televisiva su Imperia TV e ricordo che siamo qui per celebrare la Mediterranea Imperia, campione d'Italia 2013-2014 di pallanuoto femminile, una festa che si tiene a distanza di alcuni mesi, questo è importante ricordarlo subito, dalla vittoria del titolo nazionale, semplicemente per il fatto che molte ragazze che appartengono alla Rosa della Mediterranea, appartenevano e appartengono ancora alla Rosa della Mediterranea, erano impossibilitate a partecipare subito alla festa che era stata preparata perché avevano impegni con la nazionale di pallanuoto e quindi non potevano esserci tutte. Allora si è pensato di organizzare questa festa, questa celebrazione a pochi giorni dall'inizio del nuovo campionato di pallanuoto femminile di serie A1. Ricordo anche in apertura che più tardi alle 17.45 presso il Faro Bianco in fondo al Molo di Porto Maurizio ci saranno delle esibizioni di Acqua Gym che saranno un po' l'antipasto al piatto forte della serata, perché più tardi intorno alle 18.30 ci sarà una partita di pallanuoto amichevole naturalmente tra la Mediterranea Imperia e una squadra formata da vecchie glorie, una squadra formata da dirigenti e da qualche personaggio che scopriremo anche insieme più tardi
Leopardi, che affronterà vestita da pirati la squadra campione d'Italia. Questo avverrà nello specchio acqueo del Porto, laddove nel corso del passato avvenivano effettivamente, si tenevano le partite di pallanuoto, e succederà alle 18:30, poi più tardi alle 22 invece il grande sbarco dei pirati, l'attacco alle vele, un appuntamento anche in questo caso da ricordare, assolutamente da non perdere. Io però vorrei chiamare qui sul palco subito due piccoline che sono Giorgia e Martina, accompagnate da Simona Gallo, dirigente della Mediterranea. Eccole qui, venite. Allora, Simona, vieni, ci avviciniamo un attimo, prendi pure il microfono, benvenuta. Ciao a tutti. Oh, dunque. Le mie ragazze. Beh, insomma, le tue ragazze. Certo, assolutamente. Allora, Simona è qui un po', insomma, per dare anche un pizzico di bellezza a questo pomeriggio. E che adulatore. Beh, insomma. E poi anche perché vogliamo cominciare il nostro pomeriggio insieme presentandovi due persone importanti che hanno una storia e che vorranno dire anche due parole in merito ad un certo tipo di futuro che coinvolgerà anche la stessa Mediterranea. Allora lascio la parola a te, Simona, per presentarle e invitarle qui sul palco. Sì, allora io vorrei invitare sul palco Franco e Sabrina. Benvenuti. Franco e Sabrina adesso ci presenteranno il loro progetto per l'associazione di Matteo Maragliotti, che è loro figlio. Lascio il microfono a loro per avere ragguagli più dettagli. Ah, ok. Grazie a tutti. Grazie a tutti, innanzitutto un grazie veramente di cuore per questo invito che il presidente Luca Ramone e l'allenatore Marco Capanna hanno voluto rivolgerci. Eh sì, un applauso a loro, se siamo qua oggi insieme. Siamo i genitori di Matteo Maragliotti, che come già tanti di voi sanno, è trapassato nel gennaio del 2013 all'età di soli 15 anni. Da quel momento abbiamo pensato di creare un'associazione che porta il nome di nostro figlio. Associazione che sa ascoltare le persone in difficoltà e le associazioni che chiedono aiuto. Oltre a dare supporto alle realtà intorno a noi, diamo la nostra disponibilità anche al dottor Roberto Ravera, primario degli psicologi dell'ASL, che è volontario in Africa, in Sierra Leone, dove noi ci siamo recati lo scorso aprile. Nostro figlio Matteo era un ballerino di pop e oggi siamo qui per unire il mondo della danza alla disciplina del nuoto. Una sorta di collaborazione per promuovere e aiutare lo sport e i nostri ragazzi. Al più presto organizzeremo un evento importante che unirà queste due discipline, in cui la nostra associazione raccoglierà dei fondi da donare alle squadre di pallanuoto per poter partecipare ad eventuali campionati. Mi raccomando, contiamo sulla vostra divulgazione per questo evento. Grazie. Tra di noi oggi ci sarà anche il fotografo della nostra associazione che ci scatterà qualche foto in testimonianza di questo primo incontro. Approfittiamo di questo momento per invitarvi in anticipo al Memorial di Matteo, già seconda edizione di quest'anno, che si terrà presso il Teatro Cavour la domenica 9 novembre a partire dalle ore 18. Anche in questa occasione un insieme di arti quali la musica, la danza, il canto, numeri circensi e quant'altro per ricordare Matteo e aiutare il prossimo. Volevamo concludere dicendo: viva lo sport in tutte le sue forme e viva i ragazzi che hanno fatto dello sport e della danza un obiettivo importante nella propria vita, come nostro figlio. Noi siamo con voi. Grazie. Ringraziamo Sabrina. Grazie. Per le belle parole. Grazie. E speriamo di concretizzare presto questa collaborazione. Grazie ragazzi.
Grazie. Sabrina, guarda. Grazie. Un omaggio dalle nostre piccole Martina e Giorgia. Allora, è arrivato il momento di celebrare la vittoria della Mediterranea Imperia e contemporaneamente presentare anche quella che sarà la squadra per il campionato 2014-2015. Vieni, si defila, giustamente. Allora, è il momento di presentarvele una a una e allora, con il numero uno, il portiere Giulia Gorlero. Vieni Giulia. Che ci porta anche la coppa. Con la coppa, questo è lo scudetto di serie A1 della pallanuoto femminile. Giulia, mettiamola qui nel centro, la coppa, guarda, appoggiamola pure qui. Perfetto, così mentre c'è l'omaggio floreale per Giulia. No. Sono pesanti questi fiori, ragazzi, loro non sono mica. Allora Giulia, accomodati pure nell'angolino dove stanno i portieri. I portieri li mettiamo nell'angolino. Poi con il numero 13, Cecilia Solaini, portiere. Vieni Cecilia. Allora, queste ragazze sono atlete, ma dai, fan pianino, qua. Cecilia, anche per te l'omaggio floreale. Cecilia, accomodati pure accanto a Giulia e andiamo avanti con il numero 15, Sara Sou, portiere. Queste sono le saracinesche della Mediterranea. Della Mediterranea Imperia, certo. Ha preso, Giulia mi diceva una volta, ho preso mezzo gol, l'unico del quale mi sono accorta, gli altri non è vero. Non Sara, allora, l'omaggio floreale anche per Sara. Andiamo avanti con il numero 7, Francesca Pomeri, difensore. Vieni Francesca. Francesca Pomeri, detta la contadina. Questo. Questi sono, perché poi c'è il grande tifo della Mediterranea. Ecco che, i tifosi. Vedi? Hanno i loro soprannomi. Assolutamente. Poi con il numero 11, Laura Drocco, difensore. La dottoressa. Con il numero 3, Elena Borriello, difensore. Lei non ha ancora un soprannome, no, c'è dobbiamo tutto il tempo per poterglielo affibbiare, sì, stanno lavorando. In questo anno, esatto. Adesso lavoriamo, chiederemo aiuto alle sue compagne di squadra. Ecco, rovinata. Va bene, allora, poi io chiamo il centro vasca, Jamila Tedesco, che però non è qui con noi, ma le farei comunque un applauso, perché Jamila in questo momento si trova in Australia, perché come vi dicevo, poi per tanti motivi diversi le ragazze sono impegnate, purtroppo lei non è qui con noi oggi, ma la ritroveremo naturalmente in campionato. Poi con il numero 15, Margherita Garibbo, invece, centro vasca, vieni Margherita. Ecco, il soprannome di Margherita, Sorrisone. Ok. Poi col numero 10, Martina Bencardino, centrovasca. Vieni Martina. Allora, ci avviciniamo, stiamo un po' più avanti noi in modo tale che le ragazze si possano. Ok. Con il numero 12, Sara Moretti, centrovasca. Ciao Sara, i fiori anche per Sara, mentre con il numero 5, Mercy Stiber, centrovasca. È grande questo centro della vasca, comunque ce ne stanno parecchie dentro. Ma sì, sono visto? Parecchie, non vabbè. So. Ecco perché poi giocano nel porto, vabbè, giocano tutto insieme, in 13 giocano nel 18, ok. Allora, Mercy Stiber con il numero 2, Anaïd Ralat, attaccante. Adesso cominciano quelle che segnano, quelle che fanno i gol. Sì. Anaïd. Poi con il numero 9, Giulia Emmolo, attaccante. Giulia,
Dovete stringervi un po', ragazze, perché altrimenti non ci state tutte. Allora facciamo un bel gruppo. Giulia. Poi un applauso naturalmente anche per Carla Carrega, attaccante, anche lei non è qui con noi perché Carla in questo momento sta disputando il campionato europeo juniores a Ostia. Tra l'altro notizia della tarda mattinata di oggi che le azzurrine hanno battuto la Gran Bretagna e quindi hanno conquistato la semifinale, con l'Ungheria, se non se si giocherà domani, per cui complimenti anche naturalmente a Carla, anche lei la ritroveremo poi per il campionato. Sì, per il campionato. Con il numero 16 Silvia Gamberini, attaccante. Vieni Silvia. Con il numero 6 Elisa Casanova, centroboa. Eccola Elisa. Un altro idolo del tifo giallorosso. I tifosi si scatenano. Però anche Elisa Casanova non ha un soprannome. Studiamo questa. Soltanto Francesca e Laura hanno soprannomi. Se lo sono meritato, evidentemente. Va bene. Allora, io so che anche Mercy ha un soprannome, però non lo possiamo dire. Non si può dire. È un segreto. Va bene. Allora, non è finita perché inizia un nuovo campionato. Loro sono campioni d'Italia e chi si è aggiunta a questa squadra per disputare la stagione 2014-2015 arriva da Firenze, è un attaccante, si chiama Silvia Motta! La Mediterranea Imperia, campione d'Italia 2013-2014, pronta per iniziare il nuovo campionato, però con la novità Silvia Motta naturalmente, che vorrei qui vicino a noi. Vieni Silvia, purtroppo benvenuta innanzitutto, e chiamerei il capo ultra, quindi adesso c'è da preoccuparsi, sì, che lui è veramente un personaggio ambiguo, ma eccolo qua, Igor Bazzani. Vieni Igor, perché questo è il benvenuto del tifo della Mediterranea e dei tifosi per Silvia Motta. La sciarpa, la maglietta celebrativa e la targa, mostriamola. Vieni, così la mostriamo anche in televisione. Benvenuta. Ce ne stanno invadendo. Stiamo affumicando il pubblico. Bene, ci sta, dai. Luca, devi sapere che Silvia è appena arrivata qua, ma ha già un nomignolo. Ha già un nomignolo? Assolutamente, vedi? Sì. Ecco. Silvia, sì. Come si chiama? Puffo. La puffa. La puffa. Come mai? C'è un motivo anche. Chiediamo a Mercy Stiber. Ecco, vedi. Allora, chi è la responsabile del nomignolo a Silvia Motta? Chi è di Giulia voi? Giulia Gorlero. Io no. Dici perché? La Drocco. Tutte proprio. Vabbè, tutte hanno indicato subito lei. Allora, la Drocco, vieni Laura. Laura, come mai la puffa? Sentiamo. Allora, perché l'altro giorno era a fare allenamento e aveva la cuffia bianca e tutto il costume blu e quindi sembrava un puffo. Perfetto, ecco, sarà il tuo nuovo nomignolo. Questo è quello che ti aspetterà, quindi ormai lo sai, per cui non ti preoccupare più, sempre che nonostante insomma si arrivi alla fine del pomeriggio, perché ci affumichiamo. Sì, stiamo morendo affumicate, non respirate ragazzi. Penso di no. Allora, senti Silvia, vuoi dire due parole? Vuoi sì, salutare? Vuoi. Come vuoi, anche perché tu sei l'ultima arrivata. Un ciao, dai, così sentiamo la tua voce. Ciao a tutti e sono orgogliosa di essere qua in questa bellissima cittadina e speriamo di continuare con le vittorie. Okay, brava, okay. Parte nel modo migliore lei, perché sì, arriva già insomma la squadra campione d'Italia. Molto combattiva. Adesso è il momento di chi ha permesso di realizzare il sogno, perché poi questo. Di questo si è trattato, l'allenatore della Mediterranea Imperia, Marco Capparra! Marco,
adesso tutte le ragazze consegneranno il mazzo di fiori a Marco. Assolutamente. Questa... Allora, insieme a Marco chiamerei, io credo ci siano qui il Mauro Siri, Maurino. C'è? L'accompagnatore? Maurino! Mauro Siri, l'accompagnatore, vieni su, vieni. Federica Poletti, Elena Russo. Non so se sono con noi le accompagnatrici che seguono sempre la squadra. Federica, Elena. Federica arriva con la sua bimba. Federica è con la sua bimba. Elena. Venite su. C'è una bimba giustamente da sistemare un attimo. Portiamo anche lei sul palco. Portiamo la bimba. Allora. Qui a questo punto direi che è il momento. Beh, innanzitutto non so, vorrei far dire proprio una parola a Marco. Due parole a Marco e poi Marco, proseguiamo direi, abbiamo parlato tantissimo, vieni, ci avviciniamo un attimino qui così anche per la TV. Abbiamo parlato tanto in questi mesi dello scudetto, della vittoria, di quello anche un po' che sarà il futuro. Direi oggi pomeriggio, in un momento celebrativo importante che non si era potuto tenere, l'abbiamo ricordato prima perché non tutte le ragazze erano presenti, ce n'è però una in più, no? Che è Silvia Motta. E non so se vuoi magari dargli anche il benvenuto pubblicamente, perché ovviamente l'hai già fatto per quanto riguarda però la squadra. Però i microfoni, dai. L'ho fortemente voluta, la volevo già da qualche anno, faccio molta attenzione a chi metto in questo gruppo perché è splendido, compatto e non ha bisogno di tanto per vincere, questo l'ha dimostrato, quindi se l'abbiamo scelta è perché ha tutte le carte in regola per darci quel qualcosa in più e sono sicuro che farà benissimo e sono molto contento che è qua. Silvia, sì, bella responsabilità. Sì. Va bene. Luca, allora, dobbiamo fare un ringraziamento anche al sindaco. Sindaco Carlo Capacci, il sindaco di Imperia, se ci vuole raggiungere sul palco. E all'assessore allo sport Paolo Strescino. Paolo Strescino, che eccolo. Allora, Paolo, se vogliamo, volete venire, io chiederei anche al presidente della Mediterranea, Luca Ramone, di raggiungerci qui. Anche Paolo, se ci vuoi raggiungere un attimo a centropalco, chiamerei per Lucio. Salutarlo anche Lucio Carli, se ci vuole raggiungere qui a centropalco, padrone di casa, dell'epoca. Allora, adesso ce la balliamo. Potete ballare, ragazzi. Innanzitutto chiedere, beh, poi il sindaco Capacci ha dei trascorsi mica da ridere, dal punto di vista musicali, radiofonici. È un DJ. E non solo, è un DJ. Per cui, E io recentemente ho visto su internet anche delle performance musicali importanti del nostro sindaco. Sì. Allora, io comincerei col chiedere però due parole un attimo prima che al sindaco Capacci, a Luca Ramone, perché sì, prima del sindaco. Vogliamo fare questa cosa, ne permette sindaco, perché volevo introdurre un discorso che poi coinvolgerà direttamente anche il sindaco, che è legato un po' ai grandi meriti, ma anche a quello che possono e potranno portare in futuro, no? Quelli della Mediterranea con questa grande vittoria, con tutto quello che è un po' nelle corde di una squadra campione d'Italia, ma che ha dimostrato, e lo avrebbe dimostrato anche senza diventare campione d'Italia, secondo me, di avere le potenzialità per esportare tantissimo fuori dalla città di Imperia dal punto di vista sportivo. Ci sono innanzitutto, Luca, dei dati che sono direi non solo confortanti ma molto importanti, che ci dicono quello che una realtà di questo tipo ha la forza e la capacità di fare per promuovere tanto, no? Per promuovere un discorso anche proprio di valori dello sport, e non parliamo soltanto a livello locale ma anche a livello nazionale. Qui sono campioni d'Italia, campioni quindi d'Italia. Dobbiamo pensare a un qualcosa di anche diverso in questo senso. Dati che riguardano di fatti dirette televisive molto alte. Beh, intanto volevo ringraziare. Intanto la presentazione della squadra normalmente avviene in un contesto diverso da questo.
sono conferenze stampa dove sono in genere invitati giornalisti, diciamo gli addetti ai lavori. Però questo è l'anno dello scudetto, quindi un anno per noi importantissimo, e coincide con un evento importantissimo per la città di Imperia, che sono le vele d'epoca, e quindi abbiamo chiesto di poter venire qua a fare questa presentazione diversa dalle altre presentazioni, proprio per questa ragione, perché abbiamo unito due eventi che secondo noi sono molto importanti, e di questo dobbiamo ringraziare Assonautica, tutto il suo staff che in qualche modo ci ha ospitato e che noi onoreremo facendo anche un altro evento oltre a questa presentazione, magari di cui poi vi parlerò un attimo, un momentino dopo, fra un'oretta, sul Molo Lungo dal Faro Bianco. La domanda era ti porto via il microfono un istante. No, la domanda era legata soprattutto a quello che una realtà di questo tipo può proporre. No, poi, insomma, non sai i dati, non puoi rispondere. Allora, la domanda era questa qua. No, è vero. Cioè, non voglio spendere proprio due parole, ma cose che ho già detto tantissime volte, le dico anche qua, l'ennesima occasione da questo palcoscenico qua. E cioè l'importanza di avere una squadra, seppur di uno sport, diciamo uno sport fra virgolette considerato minore, per una città come Imperia la si può riassumere in alcuni dati che vi dirò adesso, e cioè il fatto che noi abbiamo avuto per esempio 8 passaggi televisivi su Rai Sport e abbiamo avuto delle punte di ascolto molto alte, perché è stata fatta un'indagine, una ricerca da parte della federazione, ci hanno fornito questi dati, e le nostre partite hanno avuto gli stessi ascolti che hanno avuto mediamente le partite di rugby, per esempio, che è uno sport già molto più consolidato, rugby maschile intendo, già molto consolidato. Quindi diciamo i dati di questa ricerca confortano gli sforzi anche dal punto di vista della comunicazione per la città di avere una squadra, un gioiellino come questo, diciamo. E spero che questo, ed è questo, è un po' anche un incentivo, dovrebbe essere poi anche per noi un incentivo per cercare di continuare di cercare un aiuto, un sostegno da parte di tutta la città e tutta la serie aziende che i cittadini, noi su questo abbiamo diverse iniziative che adesso vivendo, ma che voi le conoscete già, e che sono, taglio, però questa cosa la voglio dire, c'è la possibilità, noi abbiamo uno stand qua alle vele d'epoca nel quale noi raccogliamo dei fondi per che sostengano la squadra attraverso la forma del tesseramento o abbonamento o tesseramento come socio della società, per cui io invito tutti quelli che lo vogliono fare a farlo, a recarsi presso uno stand che abbiamo qui poco più avanti, dove si possono sottoscrivere queste quote, queste tessere. Va bene, grazie Luca. Grazie Luca Armone, sindaco. Allora, questa è la prima volta nella storia che Imperia ha una squadra, uno sport di squadra diventa campione d'Italia, non era mai successo, le prime sono state proprio le ragazze della Mediterranea. Che cosa significa e che cosa può continuare poi a portare, no? In termini di indotto, di comunque promozione, ma non solo, direi, una realtà del genere ad una città come Imperia? Significa che Imperia è la numero uno, questo significa, perché queste ragazze hanno vinto davanti contro le ragazze di tutta Italia. Ed è uno dei potenziali della nostra città, perché loro hanno fatto il loro dovere vincendo lo scudetto e lo difenderanno quest'anno. Poi qua abbiamo un evento di questo tipo, che è un evento internazionale, e noi lavoriamo per fare altre cose, e tutto questo deve fare poi una cosa sola: far diventare grande la nostra città. Questo direi che l'inizio non è male, assolutamente. Allora, io non Luca, scusami, sì. Ma Lucio Carli è scappato dal palco. È laggiù, è laggiù, è laggiù. Io non so se vogliamo. Lucio, vieni qua con noi. No. Lucio Carli.
Beh certo, anche perché lui, come diciamo, è un po' il padrone di casa per quanto riguarda le vele d'epoca, no? Un appuntamento importante. Io dicevo in apertura che quest'anno diventano maggiorenni le vele d'epoca, perché è il 18° anno e in realtà sono già un po' di anni che di fatto sono maggiorenni. E come, no, le vele? Beh, sono 28 anni di lavoro di una grande città, di una grande tradizione per il mare, che è la città di Imperia, e sicuramente abbiamo dimostrato ancora una volta, anche in questi anni un po' più difficili, cosa vuol dire fare un gioco di squadra, come ha saputo fare la Rarinantes in questo importantissimo anno. È un gioco di squadra che ha portato tutte queste bellezze qua con noi, e quindi a festeggiare veramente un momento molto, molto bello per la vela e soprattutto per le barche storiche. Direi che è davvero una squadra vincente anche in questo caso. Sì, poi veramente il sogno che ci hanno regalato queste ragazze è stato fantastico, e speriamo adesso che ci sia la vittoria coi pirati, che è la cosa poi più importante per stasera per Mediterraneo, portare la vera coppa a casa, e quindi qua ci aspettiamo tanto. È vero, grazie Lucio. Volevo, prima della gran conclusione dell'appuntamento di oggi pomeriggio, allora vorrei richiamare un attimo Sabrina e Franco qua sul palco, Franco, così noi ci mettiamo insieme, perché loro hanno dato spazio, certo, alle ragazze, giustamente. Adesso però è anche un momento conclusivo. Volevo salutare, io non so se lui vuole dire due parole o no, comunque volevo salutare Paolo Strescino, perché sì, Paolo, che è là un po' defilato, in realtà è stato sicuramente è stato sicuramente uno degli artefici più importanti poi di tutto quello che ha permesso alle ragazze di arrivare a questo punto, perché ci sono tante persone che magari per tanti motivi non sono qui con noi oggi pomeriggio, oppure sono un po' defilate, o magari, giusto, insomma, non abbiamo avuto il tempo di ricordare, e che lavorano dietro le quinte, ma che sono assolutamente fondamentali per riuscire a raggiungere un risultato come quello che hanno, certo, che hanno raggiunto loro. A questo punto, lo ricordava prima Lucio Carli, alle 18:30 ci sarà l'appuntamento importante da non perdere con la partita tra i pirati e la Mediterranea, quindi dobbiamo lasciare anche loro un attimo, sì, adesso cambiarsi, prepararsi, perché se da non toccano l'acqua bianco non ce la fanno, non riescono, esatto. Si giocherà in Punta al Molo, si giocherà quindi laddove si giocava la palla giocherà nuoto. Anche il nostro presidente aveva detto di no, ma ora che gliel'hai ricordato chiediamo, non può più farne a meno. Presidente, giocherà lei? Certo, ok. Benissimo. Io con Uccellino mi ha detto che forse anche il sindaco Capacci. No, è un il uccellino sindaco, che non aveva. L'assessore gioca. Paolo Strescino gioca. Certo. Lui giocava anche. Lui giocava. Sì, certo. Noi abbiamo qualcuno che ha giocato. Niente, una cosa al volo, veloce, capitata così improvvisamente, cioè improvvisata. Noi giochiamo nel Porto, facciamo questa partita così goliardica, però anche per riportare la pallanuoto dove la pallanuoto è nata, perché la pallanuoto è nata proprio nel Porto, e fra ex giocatori noi qui abbiamo un giocatore, cioè abbiamo una persona che ha giocato, no? molti anni fa nel Porto, proprio qui di fronte alla palazzina Liberty, il campo era qua, e io ti faccio dire due parole. Anzitutto mi chiamo Miro Genovese e sono l'ultimo superstite della squadra di Felice Cascione. Non avrei mai immaginato, a distanza di tanti anni, di tornare nel campo della pallanuoto. E per me è stato motivo di profonda gioia ritornarci, soprattutto nell'incontrare la squadra campione d'Italia che tanto onore ha fatto alla nostra città. E oltre alla mia grande gioia, per me c'è una profonda soddisfazione di vedere che il seme che noi abbiamo buttato quasi 80 anni fa ha prodotto oggi un meraviglioso fiore tricolore. Grazie ragazze. Grazie Miro. Grazie. Beh, direi che oltretutto ha introdotto nella maniera migliore, e non lo abbiamo fatto apposta, quello che succederà adesso, perché voi sapete che è molto guardate in voga, guardate qua, no? Si commuovono le ragazze, è molto in voga l'Ice Buick Challenge, no? Questa moda di tirarsi le secchiate d'acqua
che è diventato un po' un gioco, ma in realtà è nato con una finalità, è una finalità assolutamente importante, che è quella legata alla ricerca, legata alla SLA, esatto, quindi è bene ricordarvi. Allora, vi vogliamo salutare dandovi appuntamento però a tra pochissimo per la partita contro i Pirati al Faro Bianco con le ragazze che hanno deciso di regalare ai loro tifosi, al loro pubblico, una bella secchiata alla Ice Brick Challenge. Allora, noi ci spostiamo indietro, voi avvicinatevi ai secchi, ce n'è uno per uno. E a chi lo diamo? E al mio tre, secchiate verso il pubblico, Allora, prendete i secchi, aspetta, al mio tre. Avvicinatevi, ma al livello quelli dopo. Allora, sì, lasciamo soltanto spazio alla telecamera in modo tale che continui. Ricordo che siamo in diretta su Imperia TV. Allora, al mio tre, i tifosi avrebbero qualcosa lì da prendere, credo, Ok? Allora, siamo pronti? Tutte col secchio? Attenzione! Allora, pronti? Partiamo contro la rovescia. 3, 2, 1, secchiate! Siamo nella Riviera dei Fiori, allora l'Ice Beauty Challenge diventa un fiore, diventano tanti petali, giallo-rossi, i colori della Mediterranea Impera, campione d'Italia 2013-2014. Ricordo che il 4 di ottobre inizia il campionato, inizia la Felice Cascione contro Messina, quindi si riparte tutti da lì. Un grazie naturalmente ai tifosi, alle ragazze. Ricordo che non è finita qui, perché adesso ci si trasferisce al assolutamente. Guarda, Giulia Corleri, i portieri della Mediterranea, come vede, come ha visto la bottiglia, ha detto è mia. Sì, certo. Devi scolare le tue compagne, allora, ragazzi. Beh, certo, insomma, era troppo facile usare solo i fiori, Il brindisi, anche perché è di buon augurio, quindi attenzione che arriva! Giulia, ricordiamo che sul molo ci sarà l'esibizione di fitness. C'è anche l'esibizione di fitness, l'acqua gym, ci sono un sacco di attività da seguire per questo pomeriggio. Con le istruttrici della nostra piscina. È vero, è perché la Felice Cascione è anche questo, naturalmente. Assolutamente, non è solo pallanuoto, ma nuoto, fitness anche. E allora, fitness, nuoto e poi la partita contro i Pirati questa sera alle 22. Non perdetevi anche lo sbarco dei pirati. Grazie a tutti, buon pomeriggio, buon proseguimento, grazie. Grazie. In collaborazione con Francesco. Ma a quest'ora dove sei stato? Indovina. Dovunque c'è un Conad, c'è gente così, attenta alla qualità che parla attraverso tutti i colori e i profumi della freschezza, perché in Conad sulla qualità nessuno chiude mai un occhio. Assaggia questa. Conad, persone oltre le cose. Uno Communications è un operatore telefonico nazionale ormai da 15 anni sul mercato. È un operatore 100% italiano, anzi direi di più, 100% ligure. Uno Communications è orgogliosa di aver portato in questi anni internet a banda larga anche nell'entroterra ligure, grazie ad una infrastruttura creata anche grazie a un investimento regionale che oggi può contare su oltre 300 siti che coprono i territori di oltre 150 comuni liguri. Questa infrastruttura permette a tutte le aziende, ma anche ai privati, di usufruire
usufruire di servizi internet ad alta velocità per poter promuovere le proprie aziende e per poterne usufruire tutti i giorni comodamente da casa per lo studio, per la televisione, per gli acquisti, per quello che si vuole. Tecnogas, il clima ideale sempre. Tecnogas è centro assistenza e consulenza tecnica autorizzato Vaillant, Baxi Ocean, Robur. La qualità della Tecnogas è garantita dalla professionalità e dall'aggiornamento tecnico costante dei suoi tecnici. Tecnogas è a Diano Castello, Sanremo, Alassio e Pietra Ligure. Chiama la sede più vicina a te. Le nostre assistenti sapranno consigliarti nel migliore dei modi. Tecnogas, il clima ideale sempre. Fidarsi è bene, ma Tecnogas è meglio. Puntando sempre alle nuove tecnologie, Grafiche Amadeo, centro stampa offset, realizza siti internet e affianca il cliente nella gestione e ottimizzazione delle pubblicità su Facebook e Google in Italia e all'estero. Crea o ottimizza il tuo sito con centro stampa web Grafiche Amadeo. La forza del vento. L'energia del latte. Il sapore del mare. La fragranza del grana padano. Alberti, con te sempre. Alberti, la vittoria del benessere.